a tutti i cittadini e a tutte le cittadine della città metropolitana di Torino, che comprende 315 comuni del territorio dell'ex provincia, voglio rivolgere davvero i migliori auguri di buon anno. Sia un 2016 che consenta a ciascuno di vedere soddisfatte le proprie ambizioni, le proprie aspirazioni, i propri sogni. Da un anno esiste la città metropolitana, istituita dal 1 gennaio del 2015 dalla legge del Rio. Non è soltanto la provincia con un nome diverso, è un ente nuovo che ha l'obiettivo di realizzare politiche sempre più integrate e sempre più comuni tra tutte le città e i comuni che gravitano nello stesso territorio e nello stesso territorio metropolitano. Sempre di più i nostri problemi sono comuni e sempre di più abbiamo bisogno di cercare delle soluzioni comuni. Non c'è più nessun problema significativo che possa essere adeguatamente risolto soltanto entro i confini di un singolo comune o di una singola città. Pensiamo al tema dell'ambiente, pensiamo al tema della raccolta dei rifiuti, della distribuzione dell'acqua, dei trasporti, o pensiamo ai temi relativi ai servizi sociali, dai servizi educativi ai servizi socioassistenziali. Ciascuno di questi temi che riguarda la vita delle persone, perché questi servizi vengono erogati alle famiglie, alle persone e servono la loro vita quotidiana, hanno bisogno di essere gestiti con efficienza. E li si gestisce con efficienza migliore, con più alta qualità, se sono politiche comuni, se sono politiche che agiscono su un'area vasta e garantiscono a un numero ampio di cittadini di poter fruire nello stesso modo di servizi e prestazioni così importanti per la loro vita. La città metropolitana serve a questo, è uno strumento per un più alto grado di sviluppo del nostro territorio e quindi nel momento in cui si apre il secondo anno di vita della città metropolitana voglio rivolgere un augurio di buon anno a tutti i nostri concittadini e dirgli, assicurargli che la città metropolitana lavora per lo sviluppo di questo territorio, lavora perché ciascuno che vive in questo territorio possa guardare la propria vita con maggiore fiducia, serenità e sicurezza. Grazie e buon anno a tutti.